Dallo shaker alla padella, e anche oggi martedì sempre in nostra compagnia mia, Francesco Loconte, di Valentino Moschillo de Troia, che oggi devo dire la verità lo vedo molto tranquillo, sereno. 4.261.637, ricordo 4.261.637. Ma mi fai capire, ma che stai facendo, ma che stai contando? I globuli rossi ne ho persi un paio di centinaia di mila, ma sei trovando là, chi mi so oggi 4.261. 637 la memoria, sì, tu ma tu la sai la differenza tra i globuli bianchi e i globuli rossi? I globuli rossi sono come me che stanno inquietati, quelli bianchi non sono andati nemmeno al mare. Avuto quindi questa regia, sigla. Power by Fauna Food, la felicità del tuo animale. Animali, assistenza acquari, prodotti nutrizionali, igienici e medicali. .net, sicurezza ed informatica, assistenza hardware e software. Villa Maria Santissima della Sanità, centro di riabilitazione convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Mila globuli rossi per caso? No, l'avessi trovato messa trova, di ripetere che non mi sembra. Benvenuta Rosalia Nappa, benvenuta Rosalia, amica della Fidas Lucera. Oh, prima che dici qualsiasi colpo, dobbiamo vestire, perché sennò poi se ti sporchi la toletta. Va bene. Non grazie. Va bene, ok. Ok. Vai. Però io sono convinto che tu 200-300 mila globuli rossi da qualche parte. Sì, noi te non da socchi, tu non lo so. Io da qualche parte saranno, ne troveremo. Beh, allora sapete che facciamo da vedere ancora fossero caduti giù in cantina? E darsi che sono là. No, sto fatto lo deve fare ogni puntata. Meno male che l'ha fatto. Se no mi sento male. Meno male che l'ha fatta all'inizio, così ci siamo tolti già davanti, sto fatto qua. Rosalia, come vi ho detto, benvenuta nel nostro, nella nostra cucina, la cucina mia di Valentino e degli amici che ci seguono da casa. Rosalia Nappa, perché sei qui? Rosalia Nappa è qui perché è la referente della Fidas Lucera. Raccontaci tu che cos'è la Fidas e di che cosa si occupa. Allora, innanzitutto Francesco, grazie per l'invito. La Fidas è un'associazione donatori sangue. Diciamo che l'acronimo in sé per sé vuol dire Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue. Ok. E in linea di massima posso dirti che la prima originaria fu istituita nel 59, sono quasi 60 anni. Quando è nato Valentino, più o meno, insomma? Più o meno, sì, è giovanotta, diciamo così. E niente, ad oggi conta 450.000 donatori sparsi in tutta Italia, e tra cui noi, la nostra regione, la nostra città Lucera. Io sono presidente di questa associazione da 7 anni circa, è il mio secondo mandato. E niente, secondo lavoriamo. Mandato, quindi vuol dire che hai lavorato bene, per essere un secondo mandato sicuramente. Francesco è stato molto impegnativo. Io lo so, tu sai, sono anch'io donatore e ci incontriamo spesso a Lucera in ospedale, anche se collaboro con un'altra associazione, però l'importante non è il colore bianco, l'importante è donare, 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 donare. Quindi stavo dicendo, se sei stata riconfermata vuol dire che hai lavorato veramente bene. Sì, abbiamo lavorato, certo siamo partiti che la Fidas qui a Lucera non era molto conosciuta rispetto ad altre associazioni presenti sul territorio, però ce l'abbiamo fatta, dopo tanti anni siamo riusciti ad arrivare a farci conoscere, abbiamo lavorato bene e soprattutto insieme abbiamo conquistato la fiducia dei nostri donatori. Ottimo. Allora, vedi, oggi proprio per legarmi al sangue, al rosso, al voler donare, io ho pensato di realizzare con te un drink, ovviamente che abbia questo colorino rosino, da richiamare un po' quello che è uno degli ori più importanti che fa al mondo, che sicuramente è il sangue. Okay. Quindi oggi insieme lo realizzerai tu, che a me piace solo guardare e dire. A disposizione. Perfetto. Faremo insieme un French Martini.
Quindi abbiamo bisogno di vodka, liquore di lamponi, quindi utilizziamo liquore di lamponi che faccio io a casa, homemade come si dice, e del succo d'ananas. Questo è nella ricetta originale, però che io l'ho variato un po', utilizzando anziché il succo d'ananas utilizzeremo del succo di pompelmo. Ok? Va bene. Perfetto. Allora lo prepareremo nel mixing glass, che è questo grande bicchiere di vetro, dove andremo a inserire prima all'interno gli ingredienti che compongono il drink, li raffredderemo e poi li passeremo nella famosa coppa martini, come si chiama. Perché molti drink prendono il nome French martini, cocktail martini, proprio dal bicchiere in cui viene servito. La prima cosa di cui abbiamo bisogno ovviamente è il ghiaccio, che ce l'abbiamo qui, eccolo. Allora, cominciamo a fare questo lo faccio io così velocizziamo questa parte. Mettiamo anche del ghiaccio all'interno delle coppe in maniera che si raffreddano. Ok, questo ghiaccio lo utilizziamo per il mixing glass, questo ormai non ci serve più, lo possiamo togliere e partiamo subito con la vodka. Per inserire all'interno del nostro cocktail gli ingredienti, ovviamente io solitamente, che cos'è? La tazzina in vetro. No, vabbè, è anche la nostra follower. Hai visto, Valentino, tu ti lamenti sempre che dici non mi sono fatto la tazzina, vedi? Oh, è bellissimo, a me si riconosce qua, cammino per strada, che c'è una tazzina da caffè, vado a portare in tasca. Cioè, non tutti hanno la tazzina in vetro che presenti tu. Però, dai, ci sto. Eccola qua, la nostra tazzina di caffè, sì. Che adesso intero sono 6 cerchi, quindi la metà sono 3. Ti darò le porzioni, ovviamente, non in oncia, ma darò in cielo, in maniera tale che potrai preparare i prodotti e versarli nel mixing glass. Primo prodotto, la nostra base alcolica, la vodka. Ce ne metteremo al suo interno 4,5 cl. Quindi vuol dire poco meno di una tazzina intera. Vai! Ce la puoi fare, non so che ce la puoi fare. Non è facile perché... Beh, dai, non ti emozionare. Potrei... Stai molto serena, tranquilla. Ma tranquilla, che hai donato il sangue, che stai... Perché no, che quando no, doni il sangue poi non, ti senti un po'... Non sono una donatrice purtroppo. Ah, questa mi mancava. Non mi è possibile donare. Che ne pensi? Va benissimo, vai, versala al suo interno. Allora, dopo della vodka, che togliamo di mezzo in maniera tale che non ci dà fastidio ed evitiamo pure che cade, inseriremo un po' del mio oro rosso, vedi, come il nostro sangue. E inseriremo del liquore di lamponi. Questo è il liquore di lamponi che faccio io a casa. 1,5 cl, quindi poco meno di mezza tazzina. Vai. Non ti vedi che è sporca. Non importa. No, non ci dobbiamo sporcare. Vai. Basta all'interno. Sì, certo. Perfetto, bravissima. Togliamo questo liquore di lamponi e inseriamo 3,5 cl, che nella ricetta originale sono di succo d'ananas, di succo di pompelmo. Quindi 3,5 cl saranno poco meno di mezza tazzina. Poco più. Volevo dire. Hai queste cose strane? Va benissimo, questo è all'interno. Perfetto, togliamo anche il nostro succo. Se Valentino nel frattempo mi fa il lancio della pezzolina, fatelo un po' che la ripresa! Togliamo questo, ok, perfetto. Così. Oh, esce la pezzolina in dietro! Non lasciala là, casomai che dobbiamo fare qualche altra cosa. Allora, daremo una mescolata nel mixing glass degli ingredienti che abbiamo dentro, così, per dare sia un po' di diluizione, ovviamente anche per raffreddarli. Ok. Svuotiamo le nostre coppe, che nel frattempo si sono raffreddate in questa maniera. Ne facciamo uno ovviamente, perché abbiamo fatto la dose per uno, poi il prossimo lo preparo io, ecco perché la coppa già è ben fredda. E lo andiamo a versare in questa maniera, il bel colore rosino. Ovviamente molti utilizzano anche la tecnica shake and strain, quindi nel shakerare il drink e poi filtrarlo. Noi abbiamo usato una tecnica stir and strain, quindi realizzata all'interno del mixing glass. Lo togliamo, mettiamo da questa parte, prendiamo la nostra maiolica per il servizio, la appoggiamo così, togliamo la tazzina che non ci serve più. Questo è il drink. Come garnish ho pensato di utilizzare dei lamponi, more e fragole, e mettere al suo interno così. E il nostro French martini cocktail è pronto. Lo vuoi provare? Se posso. E vai, certo che devi. Ottimo.
Rosalia, ben arrivata in cucina qui da me. Visto che si parla di sangue, visto che si parla di donare, che è un bellissimo gesto, che infatti la gente dona, non regala, allora noi perché ci vogliamo presentare belli pimpanti con il sangue, con di valori precisi, ci facciamo una poke, ovvero dello yogurt con della frutta. Il bello di questo piatto qual è? Che all'interno di questo piatto ci mettiamo tutto quello che più ti aggrada, quindi hai pere, banane, mele, uva, mirtilli, lamponi, muesli, yogurt, quello che tu tagli io inserisco, quindi questa è una composizione puramente a sentimento. Posso iniziare? Puoi tranquillamente iniziare, io inizio a versare il nostro yogurt bianco. Un paio di colpetti così nel frattempo. Allora. Ti piacciono le more e i lamponi? Poco. E allora ce ne mettiamo giusto due per dare colore. Taglio un po' di tutto? Tutto quello che vuoi, io semplicemente compongo il nostro piatto. Nel frattempo sappiamo che sei in prima linea in questa raccolta del sangue. Ci parli un po' di questi numeri, la richiesta quotidiana per salvare vite umane. Beh, devo dire che per quanto riguarda per quanto riguarda questa richiesta di cui tu parli, diciamo che non c'è un periodo preciso e non ci sono dei numeri, perché quando veniamo contattati dai presidi ospedalieri, noi ci mettiamo a disposizione e cerchiamo di reperire il prima possibile, in tempi davvero brevi, disponibilità di sangue, quindi contattando i nostri donatori e facendoli recare in reparto. E una cosa che ci tengo a dire è che purtroppo molte persone pensano che il sangue serva solo in periodi particolari o in situazioni straordinarie, che possono essere incidenti, non so, interventi chirurgici o altro, però effettivamente non è così, perché purtroppo ci sono tante persone che hanno malattie al sangue e quindi necessitano periodicamente di trasfusioni, e anche giornalmente, i talassemici ad esempio. Quindi è una situazione che porta a garantire una quantità periodica e costante. Ecco perché noi diciamo ai nostri donatori di essere di collaborare in modo costante, proprio perché c'è gente che ha bisogno di questo e purtroppo bisogna garantire. Io la vedo a suo agio perché parla, sbuccia la frutta, mi passa la frutta, la vedi? E stiamo dando vita alla nostra. Ok. Ti piace il muesli? No, io lo metto lo stesso. È una questione di sentimento, eccolo che arriva. Volendo. Senti, allora, mentre voi finite di fare questa poké di frutta, io ne approfitto. No, non è poké, è abbastanza, mica ne ho fatto poké. Ho fatto un bel pochetto. Me la volevo risparmiare, già che ce la facevo, non ce la fa. Io vado a fare comunque un buon delle mele, del mandarino, la banana, un po' di muesli ce l'ho messo io perché a me piace. Che cosa ci vogliamo mettere più? Non so, è rimasta la pera. Non ne abbiamo, tagli un po' di è rimasto un po' di pera. Sì, ci aggiungiamo altri due. Il frutto della passione. Non lo posso dire, non ce l'ho, non l'ho trovato. Le arance rosse di Sicilia. Sono finite. Eccola qua, arriva la pera. La julienne, me l'ha tagliata rotonda, me l'ha tagliata in qualsiasi modo. Io aggiungerei un altro po' di colore con un'altra moretta, ecco. E un'altra. Perfetto, la nostra bella pera. Cioè tu mi costringi a fare queste composizioni quasi assurde di... Allora, vediamo se riesco a metterle a veletta. Tu poi mi ispiri. Mi piace questa cosa qua, okay. Che mi ispiri. Io assaggio la pera. Com'è, per buona? Vedere se è la dolcezza giusta, sì. È la dolcezza giusta? Sì. E siamo contenti anche di questo. Perfetto, vuoi aggiungere qualcos'altro? Ti no, io direi che è bella. È
bella composta, bella, bella composta. E allora io dico che ci vuole il tocco del maestro. No, del maestro, il tocco di sentimento, che io, sentimento, al quale io non mi sottraggo mai, ed è okay, dell'ottimo mosto cotto. Cioè, questo è quello che ti sei conservato della festa dei morti, praticamente. Questo è il tocco di classe, maestro. La posso fare io una domanda a Rosalia? Anche due. A Rosalia, ma allora, come donatore? No, parliamo ai ragazzi che si trovano. Già? No. È buonissimo. No. Come donatore, consigliaci, cosa, quale potrebbe essere una giusta alimentazione anche per poter andare quel giorno, okay, successivo anche a donare, no? Tante persone pensano ancora che per donare il sangue bisogna andare a stomaco vuoto. Sfatiamo questo mito, perché non è così. Quindi la colazione la prossima volta va a casa tua. È importante sapere che si può fare il giorno prima una alimentazione assolutamente regolare, chiaro, senza eccedere in alcolici o altro, che comunque insomma i medicinali non, che non bisogna assumere, esatto, medicinali, esatto. Io ricordo quando compiro la scheda, ovviamente c'è sempre quella, esatto, cosa, esatto, quella è una cosa importante, adesso la diciamo. E il giorno dopo fare una leggera colazione, quindi un caffè, un tè, dei biscotti, proprio perché bisogna garantire un minimo di pressione, dato che durante la donazione tende a scendere. Sfatiamo un altro mito: i ragazzi con i tatuaggi possono donare? Sì, possono donare, devono trascorrere 4 mesi dalla data del tatuaggio o del piercing, quindi potete donare tranquille, tutti possono donare, Valentino, lo stesso vale per cure farmacologiche o per assunzione di qualsiasi tipo di farmaco, ci sono dei periodi di sospensione, però dal momento in cui questo periodo trascorre si può donare tranquillamente e regolarmente. E allora, è necessario, è obbligatorio fare un appello, quindi c'è necessità, è un dono, non è un regalo, è un dono, che è una parola molto più ampia, è un po'... Hai detto c'è necessità, c'è, io aggiungerei c'è tanta necessità, perché come ha detto Rosalia ci sono tante situazioni che magari uno pensa soltanto per l'intervento, ma è giornalmente che c'è questo tipo di richieste. Quindi chi dona il sangue non regala, aiuta qualcuno che ha necessità. Quindi vi invitiamo tutti a fare un gesto d'amore, di donazione nei confronti di qualcuno che veramente ne ha bisogno. Abbiamo qui Rosalia, che è un punto di riferimento per tante lotte, tra cui una, mi permetto di ricordarla, quella per salvare il nostro grande Lastaria, e questo è uno chapeau da parte di tutti i lucerini. Mi permetto io di farmi portavoce di questo. E allora, visto che siamo pronti, a te il cucchiaio, abbiamo realizzato una semplice poke di frutta, è solo yogurt e tanto colore. È solo yogurt e una fatta niente praticamente, cioè io pensavo che sporcavi le cose, le pentole, le cose, la padella, niente. Cercherò di istruirlo per la prossima stagione, ma mi sa che viene difficile. Mi sa che devo chiamare qualche altro buco. Sono d'accordissimo. Rosalia, assaggia e dici. Ottimo aspetto. Lo yogurt è quello acido, perché a me piace così. Ok, va bene. Sconcia il music. Ottimo. Tutte le notizie le abbiamo date, ringraziamo ancora Rosalia Nappa e la Fidas per essere stati qui con noi. Ci vediamo prossimamente, come tutti i martedì, sempre da Crocevia alla padella. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao. Powered by Fauna Food, la felicità del tuo animale. Animali, assistenza acquari, prodotti nutrizionali, igienici e medicali. .net, sicurezza ed informatica, assistenza hardware e software. Villa Maria Santissima della Sanità, centro di riabilitazione convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.